Del quartiere di San Fortunato è composto da numerosi cambi di ritmo, tonalità, dinamiche e volumi. L'inizio del brano, detto Chiamata alle armi, è costituito da un'entrata in sequenza di ciascun tamburino che si evolve in un elettrizzante scambio di colpi tra pelle e cerchio, il quale riecheggerà lo scintillio delle spade dei guerrieri. Esso sarà il preludio al primo cambio di ritmo, ovvero all'inizio della battaglia, che andrà a caratterizzare tutta la seconda parte del brano, ricco non solo di numerose botte e risposte, ma anche impegnativi contrattempi. Nella terza parte del brano, signori, si entrerà nel vivo dello scontro. Infatti due tamburini, come plotoni che avanzano verso il nemico, andranno a scandire l'inizio di questa terza parte per i primi due giri, attendendo, come i soldati attendono rinforzi dalle retrovie, l'ingresso prorompente dei restanti due, i quali scandiranno la base originale del ritmo. È in questa parte centrata del brano che i musici esprimeranno tutta la loro tecnica, in quanto effettueranno tempi dispari sfruttando tutte le tonalità dello strumento, picchiando con forza la pelle e i cerchi del tamburo, dando all'ascoltatore l'immagine dell'avanzare dei cavalieri a cavallo. Lo scontro è ormai concluso ed ecco infatti che si arriverà alla fine del brano, eseguito in crescendo con rapida botta e risposta e continui scambi di volume e contrattempi. I tamburini del quartiere di San Fortunato.
tamburini di San Fortunato. Bella esibizione anche da loro. Ed ora è la volta